Guardate, Rafael. Ma che cazzo state a fare? Ma perché sono capitato qua? Io non c'entro niente con sta gente, guardatelo. Bella Dolphins, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi nuovo episodio della Salon Challenge. E ragazzi, è venuta lì a parlare perché dopo quello che è successo a Will mi sembra anche il minimo. Ragazzi, vi faccio vedere la rimessa. L'avete già intravista nello scorso episodio, ma tiriamo sulle pareti e vi mostro un po'. Allora, questo è un ex deposito di Sonny, tra l'altro, poraccio, perché Joshua l'ha mollato miseramente, vannasse a beve pure ciborio. A Willow Creek, comunque, Sonny bene o male ha fatto del suo meglio. Loro ovviamente sporcano continuamente, fanno un casino. La cosa importante, ragazzi, di questo lotto, oltre che è ad Evergreen Harbor, è che è fuori dalla rete. L'unità familiare è fuori dalla rete di fornitura. Gli oggetti che richiedono elettricità o acqua non funzioneranno a meno che non siano sopportati fuori dalla rete. Ovviamente sì, perché non è mica so scema. È possibile procurarsi una fornitura idrica supplementare in altre aree dello scenario. Consulta inoltre la categoria, eccetera, eccetera. Lo sapete tutti che cos'è fuori dalla rete. Andiamo avanti, ma noi abbiamo il raccoglitore di rugiada. Non si chiama coso idrico come lo chiamo io, ma si chiama raccoglitore di rugiada. Non abbiamo né lavatrice né asciugatrice, così la smettiamo di spendere i soldi in quella maniera. Abbiamo la tinozza e un filo. Poi, da questa parte abbiamo il bagno diviso in tre parti, perché sapete che morì per imbarazzo, qui già Nai è partita. Oh, piano piano mi schioppano, quindi al piano di sopra si va passando dall'esterno, perché insomma, sono due container uno sopra l'altro, mi pare il minimo, che comodità proprio non ce ne sono. Quindi esci fuori, sali sopra e abbiamo la nostra piccola camera da letto. Lo sapete già, su sette persone abbiamo quattro letti e quanti ci posti a sedere? 1, 2, 3, 4, 5 posti a sedere ancora, perfetto. Al prossimo schioppo di qualcuno, che qui vedo o Rose o Leslie, poracce, dobbiamo togliere un posto a sedere e un posto letto, perfetto. Abbiamo poi l'abilità di giardinaggio, l'abilità del... come cazzo si chiama? Vabbè, il crea candele e il fabbricatore domestico ozio in negozio. Allora, col depuratore domestico, Gontak, possiamo creare pezzi e frammenti e possono essere utilizzati sia per il, come si chiama? Vabbè, sia per il generatore di elettricità che per il fabbricatore domestico. E con il fabbricatore, ragazzi, io mi sono creata questo bellissimo tappeto. Bellissimo no, però non posso cambiare colore, ma pazienza. Per quanto riguarda l'esterno, abbiamo questa striscia qui, perché ogni volta che questo si rompe e perde acqua, a me mi crescono le piante. Quindi bella, bella, io ho messo una striscetta di terra. Mentre da sta parte un gazebino riciclato per poter far asciugare i panni, visto che al momento sta nevicando, porca miseria, mentre l'impronta ecologica è neutra, tendente un po' allo schifo, ma infatti, anche perché, allora, io me lo faccio vedere un attimo, no? Ma vi pare cosa? Vi pare cosa? Beh, no. Allora, andiamo immediatamente da Shay perché è venuta lì a trovarci, come avete sicuramente già notato. I ragazzi si sono cambiati, non indossano più il camice, non si trovano più in clinica, quindi hanno la possibilità di vestirsi come gli pare e piace. Perché sei furente? Farne negamento. Bene, perfetto, fantastico, fantastico. Leslie sta schioppandoci, noi dobbiamo andare al bagno e dobbiamo mangiare. Allora, guarda che faccio, te lo metto qua, così tu questo te lo mangi. Allora, abbiamo passato la festa del raccolto. E ho addobbato casa, ma non è che ho fatto nient'altro. Ho preparato una cena enorme, sai, quelle cene grandiose, quella roba lì. Fammi vedere se c'è ancora. Apri. Guarda la roba che ci sta. Ancora c'è. Che cos'è questo? Normale. Vabbè, vabbè, vabbè. Ragazzi, abbiamo l'inventario pieno. Abbiamo anche le lapidi, poverini, dei nostri amici caduti. E Shay mangia mentre parli con Alia. E sicuramente staranno organizzando un qualcosa. Cioè, bisogna vedere che... Ok, Leslie, ok, va bene. Ti ho detto di mangiarlo. Mangialo, Shay. Fa schifo? No, si illumina, eccellente pure. Allora, sta farfalla o qualsiasi cosa sia, non sta appesa per aria, ma sta appoggiata alla finestra. Wow, ecco Rafa, quanto è bello Rafa, il vestito normale. Quanto è carino! Niente, Leslie gira avanti e indietro, poraccia, sta casa è molto più piccola dell'altra, quindi niente, non vuole mangiare, mangia! Vediamo quanto ci devo stare, eh? Vediamo. Va fuori, dice, guarda, forse fuori te mangio. No, rientro. Mi metto qua e lo levo. Mangia.
Ho detto mangia cazzo, mangia. Va fuori, rientra. Se rimette qua, io te odio. Te odio. Allora, che facciamo? Togliamo questo e mettiamo il tavolo a sto punto. Per forza. Dai, scegli, dai. Perché non mangi? Stai a morire di fame. Guarda, mo se lui mangia un cazzo. Allora, guarda, questo te lo butto. Vai a fa pipì. Vai a fare la pipì. Lui mangia! Lui può! Io non può. Lui può, io non. Cosa fa questo? Raga, io vi odio tutti. Inizio a odiarvi da morire proprio. Ma l'ese di piove. È brutto tempo. Ma dove vai in giro? C'è pure il sandaletto, c'hai. Allora, Aspen è stato promosso a capobanda. Guadagnerà 4 simoleoni in più all'ora per un totale di 17 all'ora. Fantastico. Anche 5,58 dei bonus, ragazzi. Ma di che stiamo parlando? Anche Eddie era stato promosso, se non sbaglio. Lui sta al lavoro ancora. Mentre Aspen è tornato. Dove sta? Eccolo. Aspen! Vai a casa! Cazzo stai a fa sotto l'acqua? Te lo del culo, sì? Mamma mia! Sono nero. Nero. Cazzato nero, porco due. Guardate Leslie. Leslie! Leslie! Molla botta! Molla! Leslie, basta! No, vabbè, ma io non c'ho più parole, basta. Che vuoi, Frank? Ah, io e Frank parliamo. Ok. Solo che l'unica cosa è che non mangio, quindi prendi gli avanzi e vediamo se. Ma raga, i piatti non li lavate mai, però. I giorni vanno avanti, le cose, le situazioni cambiano, la gente schioppa e voi i piatti continuate. Cioè, mi ha preso un corpo. Mi si è spostata al piano di sopra senza che l'ho fatto io. Mi ha preso una paralisi. Questa unità familiare fuori all'area sta generando un'eccedenza di acqua. Gli oggetti idrici funzioneranno normalmente a patto che venga generata più acqua di quella utilizzata. Ok, Eddie ha portato a casa 136 simoleon, ragazzi. Io vorrei trovare la notifica di Ena. De Sedenaia. Rose Langrab sta morendo di fame. Poi, no, aspetta, aspetta, che mo arrivo, aspettate. Non te lo devo dire? Non te lo devo dire che sei una deficiente? Dimmi, cioè, c'era una cena. Basta, ma che te sto manca a spiega che cenno c'era, dai. Brava, brava Rose, brava, sei un fottuto fenomeno. Ragazzi, nessuno sale, nessuno se n'è accorto. No, 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 aspetta, dai. Ma come, fammi vedere un attimo. Ma come si fa? Gustiamocelo così in modalità cinema, va. Ma come si fa a morire di fame? Luna mi è schioppata perché è stata troppo al sole. Questa memoria perché va a letto anziché andare a mangiare. Io non. No, a mangiare, a mangiare proprio. Non c'ho parole. Aspettiamo che schioppa, ragazzi. E poi tocca togliere letto e posta a sedere. Non ho fatto un tempo a farla sta casa. Non ho fatto un tempo. Dai, esce che tanto ormai le guardi tutte e due perché l'arti se ne fottono allegramente. Ma quant'è carina quella scala? Esce, sta qui. Eccola, sì. Non è. Che cos'è sta roba? Mi metto qui, dai, dai, ormai ne faccio da spalla, sì. Vai. Anche Rose si è data. A questo punto, ragazzi, facciamo amicizia perché ormai siamo diventati proprio fratello e sorella. Ti presentazione? Ma come presentazione? Ogni volta che muore qualcuno mi devo ripresentare. Ecco Eddie che è tornato lercio come si sa cosa. Prendiamo la nostra bella Rose. E ragazzi, dagli de modifica. Letto de Rose è andato. A sedia qui ne è rimasta una. Fra un po' mangeranno un piedi. Che non mi va di togliergli il divano perché la gente ci si abbiocca, capito? Cioè, almeno un pisolino io lo faccio fa curacci. Questo parla dei traslochi. Fantastico, fantastico. Sei stanca. Allora, guarda, molla l'attimo tristo. E sta farfalla la devo levare da qui perché mi dà un fastidio. Ma scusate. Perché mi mangiate sul computer? Allora, gioco una partita. Ah, si imbaruffa. No, 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 Frank, no, Frank, dai, Frank, devo giocare io. Questa unità familiare fuori dalla rete ha dato fondo alle proprie riserve idriche. Finché non accumulerà un'eccedenza di acqua, gli oggetti idrici funzioneranno poco o per nulla. Perfetto, tu vai a fare la pupù e poi magari non riesci a scaricare. Ok, funzionano. Abbiamo finito quasi la seconda pietra miliare dell'aspirazione.
su 5 libri buoni ne abbiamo scritti 3. Fantastico, ne mancano 2. Comunque, questa la finisco sicuramente, ma andiamo a vedere che c'è da fare dopo. Romanziera rinnovatrice, consegui il livello 6 di scrittura, pubblica 10 libri, scrivi 5 libri eccellenti, bella, quella magari ci mettiamo un po' di più. Autrice di bestseller, bella rottura dei coglioni, guadagna 25.000 in diritti d'autore pubblicando libri. Oh mio Dio! Leslie, che cosa fa? No, Eddie! Ragazzi! Ah, mi sa che se lava sotto la pioggia. Eddie no, però, non c'è scuse. Leslie? Leslie, sei una donna, non puoi andare in giro ogni... Frank! Mi dite perché? Frank, l'acqua c'è. Se usi tipo tiepida e poca... La potresti usare. Guardate Rafael. Ma che cazzo state a fare? Ma perché sono capitato qua? Io non c'entro niente con sta gente. Guardatelo. Ogni tanto mette il piercing, ogni tanto leva. Vabbè, fa un po' te. Fa un po' te. Aspen dice, guardate, io mi dissocio da quello che fate, quindi lasciatemi perdere, per carità. Allora, lei è ecologicamente a posto. Sta a fabbricare roba e un altro... Un altro compagno di avventura è andato a farsi benedire. Io, ragazzi, come sempre, vi ringrazio. Se non l'avete ancora fatto, lasciate like, tutte cose. Noi ci becchiamo al prossimo video. Bella a tutti.